I poliziotti delle volanti hanno sventato un tentativo di truffa. Sono intervenuti infatti in una nota struttura alberghiera del capoluogo, poiché un uomo residente all'estero aveva contattato la reception dell'hotel per denunciare che dalla carta di credito in suo possesso era stata debitata una spesa di oltre 700 euro per un soggiorno di 3 persone a seguito di una prenotazione su un portale. L'intervento degli agenti ha fatto emergere che le 3 persone, un 35enne originario della provincia di Napoli, un 28enne e un 48enne, entrambi siracusani, non solo erano soggiornanti all'interno della struttura, ma stavano ancora fruendo dei servizi dell'hotel. Il napoletano è stato trovato in possesso di svariate carte bancomat, carte di credito, delle quali non giustificava il possesso, oltre ad alcuni documenti contraffatti e a un'agenda contenente nominativi di persone, anche residenti all'estero, con associato per ognuno di essi il codice completo della carta di credito. Proprio uno dei nominativi rinvenuti era quello utilizzato per prenotare e pagare il soggiorno in albergo. I 3 uomini sono stati denunciati per indebito utilizzo di carte di credito e tentata truffa, mentre il napoletano anche per falso materiale ricettazione. È stato inoltre segnalato all'autorità amministrativa per possesso di una modica quantità di droga. Nei suoi confronti è stato avviato l'iter per il divieto di ritorno nel comune di Siracusa. I 3 hanno lasciato la struttura alberghiera nel pomeriggio di ieri e sono in corso ulteriori accertamenti sulle carte di pagamento e sui dati rinvenuti nell'agenda di come i 3 siano venuti in possesso dei codici e se qualcuno dei soggetti presenti in agenda abbia potuto cedere a qualche forma di pressione per riferire i propri dati personali e acconsentire gli indebiti prelievi.